Sì? Niente, allora io vi dico solo 2 minuti, intanto do il benvenuto a tutti, grazie, come vedete a nome mio, non è come vedete parto, grazie a Roberto Piersanti, che appunto in pratica sta a presentare questa serata, un altro, come in pratica ne ha fatto tante altre, sì, io non so tutto, e in pratica siamo in un posto stupendo. Siamo sotto il campanile di Cerzola di Focara, con dei paesaggi che sono un po' di rinascimentali e che ci auguriamo in pratica di poter conservare, e siamo con un importante poeta e narratore dei nostri territori. Grazie, Umberto è un profondo conoscitore della geografia dei nostri territori, forse più delle Cesane che di altri territori, ma anche della storia, dell'antropologia in pratica e della cultura, del paesaggio, ha scritto tanti libri, tante poesie, quindi questa sera in qualche modo si parlerà dell'ultimo libro che racconta una vicenda importante per la storia del nostro paese, in pratica per tutti, almeno quelli che hanno la mia età, nel 68, ma ci parlerà in qualche modo anche del San Bartolo, perché in questo libro in pratica dirà qualcosa anche del San Bartolo. Io lascio la parola subito a lui, perché ovviamente voi siete venuti per sentire Umberto Piersanti ed è realmente molto, molto meglio ascoltare lui di me, e mi auguro che sarà una serata piacevole come sono state tante altre che io ho passato con Umberto. A te la parola. Grazie. Beh, sì. È molto bello essere in questo luogo, no? E poi c'è ancora un po' di luce, i pini, ci siamo venuti tutti in giro, abbiamo mangiato là oppure abbiamo mangiato sotto la rupe. E io credo che comincio con una premessa. Intanto c'era un discorso generale, natura e storia, natura e vicenda. Negli anni della contestazione non erano anni ancora molto attenti alla natura. L'ossessione politica, la dimensione totalizzante ideologica era molto più forte. Ricordo che proprio a Urbino i miei compagni volevano costruire una serie di case sulle palafitte, non so perché sulle palafitte le avevano copiate. Queste pagine sul San Bartolo sono belle, pagine tanta, c'è il San Bartolo e proprio Fiorenzuola di Focaccia. Il vento è molto bello, però il libro che c'è. È un San Bartolo invernale. Penso di averlo raccontato bene. Le ginestre spoglie dell'inverno corrono giù a branchi per balze ripide verso il mare. No, non ci sono scogli, ma greppi e burroni che si perdono nel celeste chiaro dell'Adriatico. Mai azzurro, neanche in estate, ma sempre con quel colore di lago, più alpino che mediterraneo. E tutto è bellissimo, un po' malinconico, magari un po' crepuscolare se uno si mette a flirtare con i ricordi di scuola, e radi gabbiani sullo sfondo inquadrati tra le tamerici e gli ailanti. Ti faccio vedere Fiorenzuola di Focara, la nomina anche Dante, sì, quello è stato dappertutto. Fermano la macchina sotto le mura, nei lunghi gambi del cappero che si perdono tra i mattoni è rimasto un solo fiore, bianco, quasi una piccola stella alpina, morbida e sgualcita. Su in alto, passando tra lori e laurocerasi, verdi, lucidi e intatti, si arriva a una staccionata. Di lì si apre il mare e vedi anche il perfetto profilo della costa. È bello quassù,
non c'ero mai venuta. Chiaro, state tutti i giorni in assemblea, tra i volantini e le carte, a preparare la vostra polverosa rivoluzione. Perché non è neanche anche la tua? Un po' meno, molto meno. Adesso un branco di passeri vola allargato giù a picco tra le ginestre. Luisa ride, lo so, su di te non c'è da fare troppo affidamento. Bene, oggi pensiamo solo al mare e alla terra, ai gabbiani e alle ginestre. Dietro la chiesa, proprio sui colli ormai quasi spogli, si intravede il castello di Gradara. E quello di Paolo e Francesca? Luisa viene da un altro luogo. Forse, non è sicuro. Comunque tutti ormai quella storia l'immaginano lassù. Dopo prendono la macchina e scendono giù fin quasi alla spiaggia. Ma non è una spiaggia, solo rade, sassose insinature, tra quei greppi scoscesi che risalgono frastagliati verso l'alto. Lì siedono sopra un masso, zitti ad ascoltare lo sciabordio. Sulla spuma bianca ondeggiano pigri e sospesi due gabbiani. Dietro di loro il sole comincia a scendere e manda i suoi riflessi sopra l'acqua. E non c'è una voce tutt'attorno. Sono lì, soli, come piace ad Andrea, lontani dallo strepito degli umani. Certo, l'espressione è un po' retorica, ma ad Andrea piace. È lo stesso mare dove hanno buttato quel fanese di cui parlano i versi di Dante messi lì sulla porta d'ingresso a Fiorenzuola. E ora non se lo ricorda più nessuno. Te perché leggi molto e soprattutto perché vieni spesso qui a portarci sempre qualche ragazza, anche solo, ma più spesso con qualche donna. Andrea, ma per te una donna vale l'altra? No, ogni donna è unica e irripetibile. Sì, però alla fine, insomma, alla fine ci vuoi scopare. Se ci faccio l'amore meglio, se non ce la faccio è sempre stato un bel giorno. Luisa ride piano. Come maschio non sei un granché affidabile. Mia cara, sulle Cesane hanno fatto una comune dove si scambiano le cose e i corpi. Meglio, molto meglio il mio modo di intendere le cose. O la nostra rivoluzionaria c'ha la fissa del matrimonio, come una piccola borghese qualunque. E poi salto e finisco. Adesso si stendono tra le tamerici, li fanno la loro cuccia e stanno lì, stretti e infreddoliti. Adesso si è fatto scuro. Un uccello, forse un usignolo, è lui che si fa vivo sul fare della notte, comincia il canto, là in mezzo ai pini, sotto il faro. E il canto si fa via via più nitido e spiccato nel buio e nel silenzio che ora li avvolge. Ma c'è un'altra scena ancora più importante. Come vedete, di fronte ad ogni dimensione della polis, Andrea preferisce la physis, la natura. Andrea è un fanatico della natura.